Prego. Benvenuto, benvenuto a buon pomeriggio. Ben trovati, buon allora, pomeriggio. Dottor Martelli, innanzitutto parliamo della parodontite e andiamo a definire come si effettua una diagnosi. Sì, la parodontite è una malattia estremamente diffusa. Nel mondo occidentale ne soffrono 7 adulti su 10. Sì. Ha due tipologie sostanzialmente. Una cronica che galleggia, sta lì spesso in maniera silente. Abbastanza silente, anche per anni. Mm-hmm. Questa è una forma che colpisce più o meno l'80% dei pazienti, ma c'è una forma particolarmente insidiosa che si chiama aggressiva, che sviluppa un danno importante in tempi molto brevi e quindi può portare alla perdita dei denti anche in età molto molto giovanile. Alcuni ragazzi, soprattutto alcune ragazze, iniziano ad avere questi problemi già con le prime mestruazioni dei ragazzi. E già che anche 9-10 un fattore anni. Genetico poi si tramanda. Dunque si tramanda il rischio. Se si sviluppa in tenera età è da ovvio, attribuire alla genetica. È ovvio genetica. Che c'è un tratto genetico che si eredita, ma è importante ricordarsi che non si eredita la malattia, si eredita il rischio ad ammalarsi. Oggi con i mezzi che abbiamo a disposizione, la diagnosi di rischio con le nuove metodiche di biologia molecolare si può fare in età molto precoce. Sì. E quindi di conseguenza si può impostare un programma di prevenzione per far sì che il paziente non si ammali mai, così come d'altronde la stessa diagnostica di biologia molecolare ci mette oggi in condizione di far guarire tutti i pazienti. E questa sia è una bella notizia. Hanno... Sì, è una bella notizia. Noi abbiamo il nostro protocollo come istituto di ricerca che è stato pubblicato già un po' di anni fa, che ha fatto guarire decine di migliaia di pazienti. Quindi oggi non è più vero che dalla parodontite non si guarisce. Guariscono tutti, sia quelli che hanno una forma cronica, quindi facile da curare, sia quelli che hanno una forma aggressiva, quindi estremamente insidiosa e difficile. Parliamo adesso delle patologie sistemiche. Si sente molto parlare. Che cosa sono? Le patologie sistemiche collegate alla parodontite sono innumerevoli, partendo da quelle più semplici, quelle infiammatorie, a quelle degenerative come l'osteoporosi, per arrivare addirittura alle patologie oncologiche. Quindi noi dobbiamo ricordarci che la parodontite, che è una malattia legata a un'infezione dei tessuti di supporto dei denti, provoca un'infiammazione e sia i batteri che provocano l'infezione che le citochine, cosa sono? Passatemi il parolone, ce che lo sono dica in modo delle semplice. Proteine che sì? Poi provocano l'infiammazione, entrando in circolo sia i batteri che le citochine possono riprovocare la stessa infiammazione che il paziente sviluppa in bocca anche in distretti molto lontani. Quindi possono aumentare il rischio di patologie molto note e conosciute come il diabete, le patologie infiammatorie autoimmuni, l'artrite reumatoide, l'osteoporosi, le patologie cardiovascolari, le patologie neurodegenerative, ma addirittura oggi ci sono migliaia di studi pubblicati sul rapporto fra la parodontite e le patologie oncologiche. Ve ne cito alcune, per esempio il carcinoma del pancreas, sì. Ha il doppio della probabilità di verificarsi in un paziente che ha la parodontite non curata, così come il cancro del colon retto, che è la prima forma oncologica in Italia, sia per le donne che per gli uomini, è collegato direttamente, ed è questo è dimostrato dai dati della letteratura, con un microrganismo che è causa della parodontite. Quindi è molto interessante quello che stai dicendo, sì, molto perché interessante. Noi non sapevamo che ci fosse appunto una connessione tra la parodontite e quindi molto interessante, molto patologie inquietante. Così gravi è inquietante. Molto inquietante, infatti la sto ascoltando anche io con grande interesse. Quindi io invito tutti gli quindi ascoltatori a prestare molta attenzione, esatto, al sanguinamento delle gengive, sì, e alla prevenzione. Anche quando è sporadico è segno della presenza di parodontite. Perfetto. Le volevo anche chiedere che cos'è il microbiota. Il microbiota, che si confonde con microbioma, è l'insieme di tutti i batteri che popolano un certo distretto. Oggi si sente molto parlare del microbiota
intestinale, noi abbiamo risolto l'enigma della parodontite dopo anni e anni di duro lavoro di ricerca, perché ripeto, noi siamo istituto di ricerca, grazie alla comprensione del microbiota del caporale. Quindi con lo studio, attraverso lo studio dei batteri, si riesce a sviluppare sia una metodica di diagnosi estremamente accurata, che un protocollo terapeutico che, ripeto, fa guarire tutti i pazienti. Infatti già da molti anni lei utilizza una diagnostica microbiologica e biomolecolare. Che benefici ha questo approccio per tutti i pazienti? Beh, questo approccio intanto codifica la medicina del futuro, che è la medicina delle 4P. Le 4P accompagnano la medicina quando questa medicina è medicina preventiva. Quindi la parodontite si può prevenire e deve iniziare la prevenzione già in età scolare, quando i bambini iniziano le scuole elementari. È una medicina proattiva e una medicina predittiva, nel senso che io riesco a capire quali sono le patologie stilando dei profili di rischio per i pazienti che potrebbero poi svilupparsi in età adulta. E quindi è una medicina di precisione. Questa è la medicina del futuro che noi oggi abbiamo la possibilità di mettere in pratica per tutti i pazienti, non solo per quelli odontoiatrici, perché si può, grazie alla genomica, quindi lo studio del genoma del paziente, e alla metagenomica, che è lo studio del genoma dei microrganismi che popolano i diversi distretti, quindi il caporale, l'intestino, oggi si parla molto di microbioma intestinale. Si può avere quindi una diagnosi precisa, estremamente sempre più precisa, che ci consente di fare un salto di qualità nel futuro, che è quello che noi abbiamo fatto per la parodontite già molti anni fa. Grazie, grazie dottor Martelli per essere stato con noi. Adesso ci...